шевелить. Мужики, ну давайте, двигайте ящики в кладовку. Давай, 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 давай. Questo è russo. Deve essere la base di Biarkov. Fuchs probabilmente è già sceso dall'aereo. Devo essere rapido. Ma non sarà facile scendere da questo aereo come lo è stato salire. Yurishka, suppongo. Benvenuto in Kamchatka, signor Bird. Che cosa puoi dirmi? L'unica cosa che posso dirti è che non voglio più vedere un piatto di borscht finché campo. Ti dico anche che stanno usando il sottomarino come laboratorio. Non sono interessato al borscht. Qualche idea su come posso distruggere il laboratorio? Dinamite. A bordo ce n'è un po' di quella che viene usata per fabbricare le bombe sporche. Per salire sul sottomarino hai bisogno di una tuta antiradiazioni. Ne puoi trovare una nel magazzino a nord-ovest, già sottomarino. È un sottomarino bello grosso. Di quanta dinamite avrò bisogno per affondarlo? Non molta. Ho trovato 3 punti deboli all'esterno dello scafo. Una bomba in ciascun punto. Fatte detonare contemporaneamente in modo da squarciare lo scafo e far esplodere alcune delle munizioni ancora stipate nel sottomarino. Penso che affonderà come un macigno. Grazie. Buona fortuna. Thank you.
Bosch. Muss unbedingt dieser gottverdammte Bosch sein. Еще музыка. Наконец-то! Il comandante Bjarkov è pronto ad incontrarla sulla nave. Mi segua, signor Fuchs. Grazie, soldato. Procedura standard, signore. Stia fermo. Capisco. Finalmente! Sono felice di incontrarti, Fabian. Preferisco fare affari faccia a faccia. Dobbiamo festeggiare con della vodka. Non per me, grazie. No? Come vuoi, Fabian. Come vuoi. Ah!